Ciao a tutti, oggi vi parlerò di un libro che sicuramente ha lasciato qualcosa in tutte quelle persone nate a cavallo tra l'85 e massimissimo il 92, massimo. Ed è un libro che all'epoca aveva fatto uno scalpore allucinante, che aveva risvegliato le coscienze, i pruriti adolescenziali dell'epoca. Io avevo cercato di iniziare il video con una frangetta in giù. Perché io alle medie avevo la frangetta. Poi crescendo non è che sono migliorato, sono degenerato. C'è stato il periodo in cui avevo la riga e mezzo, sembravo uscito dagli Henson, ma gli anni 90 erano passati da mo'. Ormai il buon gusto, minimo di buon gusto sullo stile era arrivato, per quanto io adori gli anni 90, ed ero sfigatissimo. Ma ci piaceva così ascoltare da una parte Diamanda Galas, dall'altra Britney, poi passare a Burzum, poi passare, non lo so, cioè, vivi quel periodo in cui devi capire certe cose. Tutto è Joy Division, tutto è Nirvana, tutto, non lo so, quell'esplosione di voler essere, no? L'adolescenza, la preadolescenza sono dei periodi tenebrosi, brutti, ma affascinanti, secondo me. È un libro che lo spiega meglio il cosa significa essere adolescente, la Bibbia della preadolescenza nei primi 2000, sicuramente Melissa P. 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire. Perché? Perché io ricordo che all'epoca la mia scuola media, comunque quei pochi che leggevano alle medie, erano divisi in due parti. C'era la parte bianca, la parte della magia bianca, Harry Potter, e la parte dei oh mio Dio, esistono, di Moccia. Io ammetto di aver letto cose da entrambe le fazioni. Ma cosa non era bello andare con un Melissa P sotto braccio? Mettersi sul tuo trono, magari davanti all'insegnante che arriva, no? E leggere 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire. Era una cosa tipo: oh mio Dio, sto facendo una cosa proibita. Sto leggendo un libro che agli altri non è concesso. So cose che gli altri non conoscono. Era una cosa super trasgressiva, ma in sé questo libro non racconta nulla. Ma non tanto per il sesso, proprio a livello narrativo, letterario, non racconta assolutamente nulla. E anche le decantate scene sessuali sono tutte molto, non lo so, sono molto ovattate, quasi fantasiose. Nonostante l'autrice dice che le abbia vissute sulla pelle, non lo metto in dubbio. Non so se per scelta o per incompetenza artistica di scrittura, appaiono tutte come delle fantasie adolescenziali, no? Di una ragazza vergine che ha delle fantasie. Fantasie credibili, ma proprio la scrittura che ti porta a credere che siano fantasie. Ed è strano, perché è una scrittura molto minimalista, una scrittura che non c'è. È una scrittura che però tenta di esserci. E io non so perché. Non leggo questo libro, non rileggo questo libro da 12 anni, ma ricordo perfettamente che io lo sottolineavo, non lo sottolineavo. Questa cosa mi è rimasta, nel senso che sottolineo spesso i libri a matita, però le parti che mi piacciono sottolineo. Io però all'epoca, a quanto pare, odiavo le pagine senza sottolineature, perché ogni pagina contiene almeno una sottolineatura, un po' come se fosse un Sartre. La nausea, l'anticristo di Nietzsche, no? E io sottolineavo Melissa P, era la mia Bibbia, la Bibbia dell'adolescente che era me, il preadolescente che era me, l'undicenne che era me che sognava, c'era una parte di me che ancora doveva formarsi. E io sottolineavo frasi profonde come: è come se un topo stesse rosicchiando la mia anima. Oppure ancora, non lo so, piglio a caso. Non sentivo una voce, solo sospiri e carezze, cose che sottolineavo davvero. Perché le sottolineavo, mi sono chiesto.
Perché questo libro è perfettamente il mezzo, cioè è uno di, Marshall McLuhan direbbe il medium è il messaggio, il mezzo è il messaggio. Ecco, questo libro è il suo messaggio, l'autocostruirsi, l'auto celebrarsi, l'essere. Ma il paradosso sta nel fatto, cioè, spiego meglio, l'essere nel senso tu. Fai una cosa che non ti è concessa e sei immediatamente una persona diversa, no? Diversa nel senso positivo. Melissa P. sdogana il sesso tra gli adolescenti ed è additata, ma con preoccupazione più che con disgusto. Diciamo che la cosa che forse. Forse lo valorizza il fatto che presenti comunque, sempre parlando di bestseller, non voglio scomodare gli autori, che parla di desiderio femminile in modo decisamente più riuscito di 50 sfumature di grigio, sicuramente. Dove il desiderio femminile non c'è, c'è solo sottomissione ad uno stalker, non è neanche sadomasochismo, per dire. Però non lo so. Mi piace, come dico, non lo so, a volte spunta e non lo controllo, ma arriva. Polvere ovunque. Fatto sta che questo è un libro che appare, non dice, appare. È pura, per questo che dico che è pura fantasia, perché non racconta nulla di concreto, non lascia nulla di concreto, però lascia tanto in quanto tua Bibbia adolescenziale dell'apparire, dell'essere trasgressivo, come le borchie. Melissa Pira era il mio braccialetto di borchie. Perché non è tanto il sesso il problema, non è tanto quello il topic è la fantasia. E io mi ricordo che all'epoca il libro venne additato come la fine dell'infanzia, la fine dell'innocenza. No, no. Non è la fine dell'innocenza, la fine dell'innocenza dell'infanzia non sta nell'avere fantasie, le prime fantasie, ma sta nel momento in cui hai la prima consapevolezza del poter morire. E poi Melissa P è cresciuta, è andata all'Isola dei Famosi. Forse è stato quello il suo momento di crescita, di fine. Dell'innocenza, forse è stato quello.